La formazione della Germania odierna, che a partire dal 1800, ha visto i numerosi stati di lingua tedesca entrare volenti o nolenti nell'orbita dello stato guida prussiano, è passata per numerose e spesso dimenticate guerre. Una di queste è stata la seconda guerra dello Schleswig, che vide contrapposto il regno di Danimarca contro i principali stati della Confederazione Germanica, il regno di Prussia e l'impero d'Austria. Nel 1848, sulla scia del nascente pangermanesimo, l'idea di una grande Germania, che doveva unire tutti i popoli di lingua tedesca in Europa, e che portò all'instaurazione del Secondo Reich, causò una prima guerra contro il Regno di Danimarca. Il 28 gennaio del 1848, infatti, Re Cristiano VIII di Danimarca cercò di creare uno stato unitario che integrava anche i ducati di Schleswig, Holstein e Lauenburg, che erano abitati da una maggioranza di lingua tedesca. I tre ducati si ribellarono, chiedendo di formare un unico stato all'interno della Confederazione Germanica, che si era formata al confine sud della Danimarca, nominando capitale la città portuale di Kiel, oggi situata in Germania. Ben presto i fratelli tedeschi intervennero in sostegno dei ducati ribelli, in particolare l'impero d'Austria e il regno di Prussia. Ma la guerra non arrese ai tedeschi. Gli austriaci vennero sconfitti nella battaglia di Bov, mentre il regno di Svezia inviava direttamente truppe a sostegno dei fratelli scandinavi. Le manovre prussiane vennero bloccate dalle minacce di intervento di Gran Bretagna e Russia. Ciò portò di fatto alla vittoria danese, che fu sancita dal protocollo di Londra del 1852. Ma la situazione era ancora incandescente. Lo Schleswig rimase ducato effettivamente danese, mentre gli altri due ducati, pur aderendo alla Confederazione Germanica, rimasero sotto la corona del re di Danimarca. La resa dei conti era solo rimandata di 11 anni. In quegli anni la Prussia di Re Guglielmo I continuava inesorabilmente a crescere militarmente. Dotata di un esercito formidabile, divenne in breve tempo stato egemone in tutta l'area germanica, tanto che un politico francese definì la Prussia un esercito con uno stato. Nel 1863, il nuovo re di Danimarca, Cristiano IX, pensò di incorporare il ducato di Schleswig all'interno del proprio regno, causando nuovamente l'indignazione dei tedeschi. I confinanti stati tedeschi di Sassonia e Hannover subito invasero l'Holstein. Dopo poco, gli eserciti di Prussia e Austria entrarono in guerra, nonostante l'opposizione di buona parte degli altri stati della Confederazione, che ormai ne temevano l'egemonia, occupando militarmente lo Schleswig. Questa volta però a livello internazionale erano cambiate molte cose. La Danimarca, rimasta ostinatamente contraria a qualsiasi soluzione diplomatica, non fu appoggiata da altri stati. Ora si trovava a combattere la guerra da sola. E le sconfitte per i danesi arrivarono presto. Sconfitte che causarono l'abbandono precipitoso della linea di confine del Danewerk, causando uno shock nell'opinione pubblica danese che non si aspettava una debacle tanto cocente. Un successivo attacco austriaco causò l'abbandono danese della fortezza Fredericia, mentre il 18 aprile anche l'esercito prussiano attaccava le linee di difesa danesi, mettendo in fuga l'esercito che doveva trovare riparo nelle isole di Funes e Als. Ora la battaglia si spostava sul mare, lì la flotta danese fece valere la sua tradizione, vincendo la battaglia navale di Helgoland, ma ormai la sorte della guerra era segnata. I due eserciti germanici concordarono di attaccare l'isola di Als e di penetrare a fondo nello Jutland danese. Così il 29 giugno i prussiani attaccarono e conquistarono l'isola di Als. Il successivo 11 luglio, ancora i prussiani entrarono definitivamente nello Jutland, costringendo la Danimarca a chiedere l'armistizio. E mentre la statua simbolo della vittoria danese del 1848, il leone di Ilstead veniva portato a Berlino come bottino di guerra. Il 30 ottobre 1864 a Vienna veniva concordata la pace. La Danimarca era costretta a cedere i suoi territori del sud a prussiani e austriaci, potenze egemoni dell'area germanica. Per i numerosi altri stati della Confederazione Germanica ormai era chiaro che sarebbero entrati nell'orbita di Prussia o Austria nel giro di pochi anni.
Mentre si avvicinava anche la resa dei conti tra i due stati vincitori, divenuti troppo grandi per non entrare in collisione.